Siamo con Federico Peluso, una sconfitta incredibile. Sì, purtroppo queste sono le sconfitte che ti fanno pensare e che pesano, perché una partita sul primo tempo 2-0 chiusa, e purtroppo invece siamo riusciti, grazie ai nostri errori, a regalare e a buttare 3 punti che per il nostro cammino erano d'oro. Prendere 3 gol su calcio piazzato dopo che dal punto di vista del gioco sei in controllo pieno della partita non è sintomo un po' di maturità, cioè di non rendersi ancora bene conto che per essere davvero superiori, come le gambe dicono, ci vuole anche la testa 90 minuti dentro la partita? Non lo so, adesso in settimana faremo una bella analisi di dove dobbiamo migliorare, poi vediamo. Certo, sicuramente qualcosa purtroppo ci manca, perché i numeri parlano chiaro. Non siamo riusciti a chiudere una partita ormai morta, purtroppo la Serie B è questa, ma il calcio è questo, basta un episodio, però non dobbiamo crearli questi episodi, tutto là. Si dice che tante volte possono essere le vittorie a girare i periodi, o comunque non la stagione, ma dei periodi di una stagione. In questo caso può anche essere una sconfitta a far pensare o far riflettere in maniera maggiore su quello che bisogna fare per portare a casa i 3 punti in partite dove si è assolutamente superiori. Sicuramente la Serie B è talmente lunga che noi da queste partite dobbiamo cercare di estrapolare quel lato positivo. Bisogna partire da qui, capire dove abbiamo sbagliato e ripartire subito, perché la Serie B non ti aspetta. Com'è lo spogliatoio, il morale? Adesso ovviamente c'è molto malumore, però già domani ci dobbiamo ritrovare e ripartire, perché non è finita qui la Serie B. Ecco. Grazie. Prego.